Altro passo importante è questa mattina per il dragaggio del porto di Fano. Sono stati infatti assegnati i lavori alla ditta Arenaria SRL di Bologna, che si è aggiudicata la gara con il 30% di ribasso sulla base d'asta. Ora, dopo la raccolta dei documenti necessari, verranno consegnati i lavori che potrebbero partire tra la fine di settembre e i primi del mese di ottobre. Dopo la rimozione di 25.000 metri cubi di fanghi, si passerà al conferimento in cassa di colmata di ulteriori 46.000 metri cubi, di cui 21 in porto e 25 che verranno stoccati nel territorio comunale, quindi a Torrette e dentro l'ambito portuale. Il terzo passaggio in programma, infine, riguarderà un altro quantitativo di fanghi nell'avamporto e quindi tra il molo di Levante e quello di Ponente. Questa è una conferma che stiamo mantenendo fede alla tabella di marcia che ci eravamo dati. Un dragaggio importante che sta in un progetto complessivo che per la prima volta vede il porto come punto centrale per un intervento strutturale serio. Dopo i tempi tecnici delle verifiche, l'antimafia, queste cose qua, si potrà eseguire il dragaggio, potranno partire i lavori, che ovviamente non si risolveranno in una settimana perché richiederà più di 30 giorni, perché essendo un dragaggio importante e i fanghi verranno sversati ad Ancona, quindi richiede un po' di tempo. Questa è un'altra risposta che noi stiamo dando, abbiamo fatto una seria programmazione e da settembre inizieranno a vedersi tutta una serie di opere che sono risposte vere alla gente.